Grazie Presidente, questo mio intervento per manifestare la contrarietà a questo provvedimento e in parte sono d'accordo con quello che diceva il consigliere Salvini. L'Artea ha un ruolo importantissimo all'interno del lavoro regionale e di collegamento e di supporto a quella che sono tutte le vari rami della gestione regionale. E, mi preme fare un appunto sollecitando l'azione di Artea, soprattutto guardando alle imprese, i tempi di pagamento, e vorrei che in questo senso si attivassero processi anche plurali di concertazione e di vicinanza fra quella che è la gestione di Artea e le imprese che lavorano e i servizi che hanno bisogno del supporto e delle erogazioni di Artea. Quindi ci adopereremo per velocizzare certi processi e anche per sottostare a quelle che sono delle direttive europee, soprattutto sui tempi di pagamento, e che in questo paese, attraversato dalla crisi che ben conosciamo, un mese in più o in meno fa la differenza per quella che è l'attività sul territorio e per quelli che sono, i contributi che devono arrivare a destinazione. Le nomine, io mi ripeterò rispetto a quello che aveva detto anche la consigliera Galletti, bisognerebbe che la Regione prendesse tutte le candidature dal processo dell'autocandidatura, così si può anche sviare qualsiasi sospetto di collusione. Quindi sarebbe bellissimo che tutte le candidature, tutti i rinnovi venissero fatti tramite lo strumento dell'autocandidatura e lo strumento soprattutto della valutazione del curriculum e delle potenzialità di ciascun individuo. Grazie.